Lo sapevate che il 65% delle vittime di una valanga muore per congelamento? Oggi ci infileremo sotto la neve, in attesa che qualcuno ci porti in salvo. Le vette innevate hanno da sempre affascinato l'uomo per la loro bellezza incontaminata, ma esse celano tra i più subdoli dei rischi, quello delle valanghe. Tonnellate di neve che si staccano dalla montagna e in pochi secondi distruggono tutto ciò che incontrano. 723 le vittime di valanghe in Italia negli ultimi 40 anni. Un faccia a faccia con la morte per oltre 1500 persone travolte in 641 incidenti. Per molti il destino è stato dei più atroci, l'essere sepolti vivi. Solo alcuni hanno rivisto la luce, aiutati da una corretta prevenzione e una manciata di fortuna, oppure da gruppi di veri eroi. I cani da valanga. Mi trovo a Bazzena, in provincia di Brescia, nel cuore del Parco dell'Adamello. Incontro il nostro basista Kevin, che ha qualcosa da dirci in proposito. Qua vicino c'è un campo di addestramento per cani da valanga che si chiama Explorer, con dei cani davvero straordinari. Bravo Kevin, ti sei meritato a pieni voti il titolo di Bow Boy. Sto raggiungendo il rifugio dell'Adamello, a 1800 metri di altezza. Salve. Buongiorno. Senti, io sto cercando un centro di addestramento per cani da valanghe, si chiama Explorer. Sì, si trova qui a 3 km di distanza circa. E come ci arrivo io? L'accompagno io se vuole, con la motoslitta. Allora andiamo. Finalmente raggiungiamo il campo base. Incontro Luca, il responsabile del centro di formazione cinotecnica Explorer. E a darmi manforte, oggi c'è con me il nostro Bau, che arriva in grande stile. Lui è il nostro super cane, per ben due volte campione del mondo di soccorso nautico. Ma come Bau, tanti altri amici a quattro zampe mettono a disposizione il loro talento a favore dell'uomo. E oggi ve lo dimostreremo. Ciao Luca. Ciao Manolo. Luca dedica la sua vita agli altri. Il suo scopo è salvare vite umane grazie a dei cani che con il suo addestramento diventano dei veri human detector. La prima parte di addestramento è quella di insegnare ai cani il marcaggio. Scavare nella neve proprio. Scavare nella neve e cercare di darci il punto esatto dove a nostra volta puoi scavare e intercettare la persona che è stata travolta dalle valanghe. Prima lo facciamo con il conduttore, con la buca aperta, poi via via le variabili sempre più articolate, sempre più complesse. Questa location si presenta molto bene perché è un'area primaria dove si cercherebbe prima una persona travolta. Quindi Luca, se ho capito bene, voi simulate una situazione post valanga praticamente. Esatto, i cani rimangono ancora il metodo più efficace, più rapido e più veloce per intercettare una persona travolta dalle valanghe. Rimane comunque il fatto che ci si deve arrivare sulla valanga. Per trovare in vita una persona si abbassano fortemente le probabilità se si interviene dopo 15 minuti dal travolgimento. Quindi lo strumento più utilizzato è sicuramente l'elicottero, la motoslitta o con gli sci d'alpinismo. 15 minuti è un tempo molto ristretto. I cani devono essere preparati e alla fine del loro addestramamento superare un esame, l'IRO test. IRO sta per International Rescue Dog Organization, è l'esame internazionale per cani da soccorso in valanga. Tre di loro devono fare questo test? Diciamo che oggi devono fare una prova generale del test. Chi sono? Alinghi, che è un Malinois, Devil, che è un Labrador, e Gaia, che è un Golden Retriever. Andiamo a conoscerli? Certo che sì. Alinghi è un pastore belga Malinois, ha 4 anni e mezzo, è molto affettuoso con le persone che conosce. Insieme siamo riusciti a prendere il brevetto nazionale di ricerca in superficie e un brevetto internazionale su macerie. Abbiamo preso parte anche alle ricerche l'anno scorso di Aragam Birasio, di cui si è tanto parlato. Devil è un Labrador, ha 4 anni e mezzo, è un cane giocherellone come tutti i Labrador, è molto vivace, molto attivo. Principalmente facciamo superficie, però abbiamo fatto anche lavori in macerie. Quest'anno abbiamo provato l'esperienza della ricerca dispersa in valanga e ci è piaciuta tantissimo.
Gaia è un golden retriever di 3 anni, è un cane molto dolce, è una caratteristica della razza, cerca tantissimo il contatto, soprattutto con me ma poi in generale con le persone. Con lei ci stiamo preparando sia per quanto riguarda la ricerca di persone che sono travolte da valanga, sia per quanto riguarda la ricerca di persone disperse in superficie. Allora ragazzi, questa è la simulazione più importante per ottenere il brevetto. Come funziona, Luca? Ci sono 2 figuranti nascosti sotto 1 metro di neve. L'area è di circa 6.000 metri quadri e il tempo a disposizione che hanno è di 15 minuti per trovare entrambi. Uno dei 2 figuranti è il nostro basista Kevin, entusiasta di fare anche il cameraman per noi. E chi parte per primo? Partirà per prima Paola con Devil, poi Gaia con Roberto e Alinghi con Alessandra. Siete pronti ragazzi? E allora... Totone, molto bravo! Devil è stato davvero eccezionale. È riuscito a trovare il nostro Kevin in 7 minuti e 30. Ma vediamo adesso come se la cava Gaia. Bravissima Tatona! Super! Nonostante la vasta area di ricerca, Gaia è andata a colpo sicuro in 6 minuti. E ora tocca a Alinghi. Da non credere, Alinghi ha salvato il figurante in 5 minuti e mezzo. Comunque, tutti e 3 sono rimasti sotto la soglia dei fatidici 15 minuti. Ok, boys. Devil, Gaia e Alinghi hanno superato brillantemente il loro test. Ma per arrivare a questo punto non basta l'affetto che provano per l'uomo. Servono determinazione, passione, il duro lavoro quotidiano che fanno di questi cani dei veri eroi. Qui dalla Damello, per i Bob Boys, missione compiuta!